L'era Luzzara che ci ha portato grandi soddisfazioni, però non si chiude bene. Il nostro amatissimo presidente, grazie anche a quello che era l'avanzare dell'età, man mano perde di capacità di impegno nei confronti della gestione della società. E infatti, una volta tornati in Serie B, dopo le 3 stagioni consecutive in Serie A, veniamo retrocessi in C1. Ritorniamo in Serie B dopo aver vinto un incredibile finale playoff contro il Livorno a Perugia il 14 giugno del 1998, ma poi nel giugno del 2000 siamo già retrocessi ancora in C1 e poi addirittura in C2. Nel 2001 rischiamo di fallire, il rischio di sparire completamente dai radar della geografia del calcio nazionale è veramente molto molto forte, ma ancora una volta la cremonesità riesce ad essere l'elemento attraverso il quale la Cremonese viene salvata. E a differenza di quello che era successo nel passato, dove abbiamo incontrato la strada di collette popolari, qui noi dobbiamo ringraziare un grande figlio della nostra città. Un ragazzo, poi un calciatore, poi un dirigente, ma soprattutto un uomo dalla vita, dall'animo e dal cuore grigio-rosso. Stiamo parlando di Erminio Favalli, il quale in maniera miracolosa, nel giro di pochi giorni, prima della chiusura delle iscrizioni al campionato, riesce a racimolare i soldi per pagare appunto l'iscrizione della Cremonese al campionato di C2. Erminio rimane sempre nei nostri cuori, Erminio rimane sempre per noi un grande riferimento. E grazie a lui e grazie al suo intervento, ancora oggi noi possiamo festeggiare i 117 anni di storia dell'Unione Sportiva Cremonese. Così l'era Luzzara prosegue tra mille difficoltà e chiuderà definitivamente i battenti il periodo di gestione della società del grande Domenico nel 2002. Nel marzo del 2002 la Cremonese cambia proprietà.